Quest'anno non è stato per niente facile arrivare a questo risultato. Tutti gli elementi che in questi ultimi 13 mesi hanno colpito, e non solo il nostro comune, ma direi tutto il pianeta, hanno di fatto posto le condizioni per uno scenario in cui, se già è poco prevedibile quello che succede nel corso di un anno normalmente, quest'anno e lo è ancora di più. Abbiamo applicato un concetto di controllo di gestione che deve proprio andare a controllare quanto di questa prudenza può essere rilasciata e quindi liberare risorse che permettono ai vari capitoli di crescere nel tempo. L'altra soluzione semplice sarebbe stata quella di tentare di aumentare la pressione fiscale. In realtà questa amministrazione in passato l'ha ridotta con alcuni piccoli interventi, certo, ma non l'ha più aumentata da quei valori. I due interventi in particolare sono quello dell'innalzamento della soglia di esenzione IRPEF dai 13 ai 15 mila euro e una riduzione su un'aliquota IMU che riguardava gli immobili concessi come abitazione principale e incomodato d'uso gratuito. Quindi due riduzioni sulle aliquote che vanno nella direzione della riduzione della pressione fiscale.